Ok, allora io sono Luca Solù, questo è il mio compagno di classe Luca Garbin. Siamo del liceo Stefanini di Mestre, nella classe quinta TB indirizzo scientifico. Anche noi abbiamo voluto prendere parte a questo progetto, abbiamo fatto sia il sopralluogo alla città di Marghera, sia abbiamo seguito i corsi pomeridiani in cui abbiamo studiato le cartine. E quello che adesso andiamo a esporre il nostro lavoro. Ora, per la prima parte vogliamo parlare della storia di Marghera e di Venezia e cosa ha portato allo sviluppo di oggi. Importante è la fine dell'Ottocento, quando Venezia e Milano vengono collegate dalla strada ferrata Fernandina. Successivamente verrà anche collegata Venezia alla terraferma tramite il ponte ferroviario, quello che oggi è diventato il Ponte della Libertà. In questo modo comincia un nuovo rapporto commerciale tra Venezia e la terraferma, che necessiterà più avanti dell'espansione del porto e quindi porterà alla creazione di nuovi progetti. I primi progetti vengono fatti all'inizio del Novecento. Già cominciavano a crearsi le prime industrie e venivano create nel territorio stesso veneziano. Venivano ad esempio riutilizzati certi edifici come delle chiese dismesse nel cui campanili potevano funzionare da ciminiere. Presto però ci si rese conto che non si poteva costruire tutte le industrie nel territorio veneziano e bisognava trovare un nuovo posto dove costruire queste industrie, e venne scelto come luogo Marghera, dove venne poi costruito anche la nuova zona portuale. Tra il 1902 e il 1913 c'è il progetto Petit e viene iniziato lo scavo del canale di raccordo. Nel 1911 il genio civile e l'ingegnere Foscarini fanno un nuovo piano, e tra il 1917 e il 1926 viene creata la Grande Venezia, cioè vengono annessi al comune veneziano tutti i vari comuni limitrofi, tra cui Mestre e altri comuni più piccoli. Tra il 1922 viene scavato il canale Vittorio Emanuele e viene collegata la marittima di Venezia con il nuovo porto sulla terraferma. Il porto commerciale viene trasformato in un porto industriale. La prima zona industriale viene iniziata la formazione, e già nel 1925 ci sono già 33 aziende con 3.440 addetti, quindi comunque inizia subito molto bene. Per ospitare tutti gli operai viene anche ampliata la zona di Marghera, viene creato questo progetto dell'ingegnere Emmer, che prende spunto al modello di città giardino dell'ingegnere inglese Howard, e viene creato il progetto che è quello che vedete alla sinistra. Nel 1925 c'è l'ampliamento della prima zona industriale, che in realtà dopo diventerà la seconda, e dall'ingegnere Cohen Cagli viene annessa a Mestre, in questo momento viene annessa a Mestre al comune di Venezia. Abbiamo anche noi, come nelle esposizioni precedenti, abbiamo delle foto che abbiamo fatto noi con i lucidi, prendendo sempre delle cartine. Il primo lucido che analizziamo comprende più anni, comprende un periodo che va dal 1887 al 1927. È il momento in cui viene creata la prima zona industriale. In matita, quindi con un segno più scuro, si possono vedere i limiti della terra nel 1887. Infatti si possono ancora vedere le balene, e mentre si vede la ferrovia, ma degli insediamenti urbani non c'è ancora traccia. Già con i segni in giallo, che sono successivi, si possono vedere sia l'insediamento di Marghera che comunque la prima fase della costruzione della zona industriale. Quest'area alla fine degli anni 20 le imprese aumenteranno fino a 60 e gli addetti ai lavori saranno più di 6.000.
assieme allo sviluppo di quest'area industriale si svilupperà anche appunto l'insediamento di Mestre e di Marghera per ospitare i lavoratori. Allora, con lo sviluppo di Porto Marghera iniziò anche la costruzione della città giardino, appunto, della zona residenziale adibita a operai e lavoratori. Però bisogna sottolineare, appunto il fatto che Marghera e Mestre seguirono due processi di sviluppo abbastanza differenti e diversi, basati su due disegni e funzioni specifiche differenti. Appunto, Marghera era adibita agli operai e lavoratori, mentre Mestre è stata più una crescita urbana adibita al commercio oppure comunque con funzioni specifiche diverse. E nel caso della città di Marghera si seguì appunto il progetto di Immer, del quartiere Giardino, che prevedeva la crescita spontanea a partire da alcuni elementi di origine, ad esempio la via Cappuccina e via Fratelli Bandiera. Via Fratelli Bandiera la possiamo considerare più come un elemento di separazione tra la zona industriale di Porto Marghera e la zona abitativa in pratica. E nel 1931, come evidenziato nella mappa qui accanto, appunto, si può osservare anche l'inizio della formazione della seconda area industriale. Via Fratelli Bandiera diventò anche a questo punto allora un importante, come si vede anche qua, un importante elemento di separazione tra la zona industriale a destra e la zona residenziale degli operai. Dalle mappe del 1966 invece si può notare un enorme ampliamento per quanto riguarda sia del polo industriale con la nuova creazione del petrolchimico Montecatini Edison e sia anche dal punto di vista urbanistico di Marghera. Sempre in questo periodo si ha un'esponenziale crescita delle aziende e delle industrie che da poche decine, come era nel 1931, passano a circa 230 aziende e con un'occupazione media di circa 30.000 addetti. E si ha inoltre la realizzazione del canale dei petroli Malmocco-Confusina, che collegava appunto Malmocco-Confusina per funzioni sempre commerciali. Lo sviluppo del polo industriale dal 1966 al 1994. Allora, si ha in pratica la crescita del polo industriale che occupa all'incirca 1,4 mila ettari dei 2000 disponibili, appunto, quindi c'è una crescita veramente esagerata, appunto. E alla fine degli anni 60 si arriva all'espansione massima di Porto Marghera, con la portata massima anche per quanto riguarda degli operai che passano, e delle aziende che passano a 300 aziende e a 33.000 occupati. Nel 1994 allora inizia invece il periodo di declino di Porto Marghera e solo ora iniziano ad emergere alcuni aspetti negativi che questo sviluppo industriale ha portato, questa espansione così incondizionata delle industrie. Infatti ha portato alla permanenza di molte zone occupate da cisterne con carburanti oppure comunque con molti inquinanti nocivi. Questo declino ha portato anche un altro problema, cioè il problema della disoccupazione. Infatti molti degli impiegati, dei 33.000 impiegati che c'erano all'epoca, si sono trovati senza lavoro. Il polo industriale è diventato un sito di interesse nazionale, SIN, e in pratica adesso si devono iniziare delle operazioni di modifica. Si possono analizzare, guardando e osservando le mappe di Mestre e Marghera, alcuni elementi che hanno dato sia forma alla città in pratica. Per Mestre sono alcune vie importanti, via Milanese, Piave, Corso del Popolo, via Forte Marghera, via Vespucci, via Le Vespucci, via Torino e via Cappuccina, che in pratica sono stati assi importanti nelle quali zone limitrofe si sono in pratica creati cioè, abitazioni urbane oppure residenze oppure anche
degli spazi commerciali. In pratica, sì, la crescita di Mestre è stato frutto di un piano regolatore di Antonio Rossi e si può osservare nettamente la differenza tra la crescita urbana di Mestre e quella di Marghera, appunto come hanno detto i nostri colleghi in precedenza. Quella di Marghera è stata molto più ordinata e studiata, mentre quella di Mestre è stata un po' più, come si può dire, si è sviluppata al momento seguendo gli assi e le vie più importanti, insomma. Sì, i principali elementi che hanno caratterizzato invece la forma di Marghera sono via dell'Elettricità, via Fratelli Bandiera, via Cesare Beccaria, e in pratica anche qui si possono vedere che intorno a queste vie, importanti vie di comunicazione, si sono sviluppati i centri abitativi degli operai e degli impiegati di Porto Marghera. E oltre agli elementi di origine ci sono anche degli elementi cosiddetti di frattura per la quale che determinano delle differenze tra le situazioni urbane delle città. Possono essere divisi in elementi naturali come fiumi, Canal Salso e Osellino, oppure elementi artificiali quali appunto ferrovie, oppure anche vere e proprie vie tipo via Fratelli Bandiera a Marghera. Sì, nel nostro progetto abbiamo studiato anche la formazione di grandi aree monofunzionali, esatto, che in pratica sono adibite a una sola, come dice la parola, monofunzione, a una sola funzione. Ad esempio, nella zona di Marghera, prima di tutto si può trovare il Porto Marghera che è adibito in pratica alla funzione commerciale e industriale, mentre sempre nella zona di Marghera si può trovare la zona del panorama e di altri appunto negozi, di altre industrie che rappresenta l'area commerciale. Questa si trova anche a Mestre nella zona dell'Auchan, Decathlon, Media World. Nel nostro progetto abbiamo cercato di pensare a quali possono essere le soluzioni per creare non più aree monofunzionali, ma polifunzionali, i quali prevedono diverse funzioni e non soltanto una, appunto, che può essere commerciale, industriale, quali parcheggio, negozi oppure altre funzioni. Insomma, ad esempio, un esempio si può ritrovare anche in Piazza Ferretto, dove ci possono essere sia abitazioni che aree commerciali come negozi, e così via. Sì, appunto le principali criticità che sono risultate da questo sviluppo incondizionato sono la presenza di un grandissimo numero di edifici industriali a Porto Marghera che sono stati dismessi e abbandonati e che ora sono inutilizzati. Edifici che è importante vengano recuperati. Un altro problema molto importante è l'inquinamento che è derivato dall'attività industriale. E anche qui è importante che venga bonificato il territorio in modo che possa essere riutilizzato perché comunque offre un sacco di potenzialità per progetti nel futuro. Soprattutto anche il degrado del territorio perché comunque le zone monofunzionali come quelle commerciali come possa essere il Panorama e lo Shan, oltre che avere una sola funzione, quindi non offrire una vastità di attività che possono essere svolte, hanno anche un degrado del terreno. Ad esempio, le acque piovane non possono essere assorbite in maniera efficiente dal terreno, perché comunque sono degli enormi spiazzi di cemento e asfalto. Appunto, come detto prima, le potenzialità sono molte e è opportuno avere una strategia per riqualificare questo territorio. Si sa che comunque lungo Fratelli Bandiera, che è la strada che divide comunque lo spazio abitativo dallo spazio industriale, è presente un gran numero di edifici abbandonati, edifici che possono essere riutilizzati per espandere l'area urbana o anche per nuove attività. Ci sono grandi spazi verdi pubblici, sia a Marghera che a Mestre, forse il più grande e più famoso è il Parco San Giuliano, che può anche essere ampliato, magari bonificando e annettendo territorio dalla prima zona industriale, per collegare anche l'area di Porto Marghera a quella di Mestre.
Già alcuni progetti sono in atto, come è già stato accennato o anche esposto dai vari gruppi prima di noi, il Parco Tecnologico Vega, che può ancora però essere esteso recuperando alcuni manufatti industriali vicini a esso. Anche vari edifici che una volta erano adibiti all'industria e che ora sono abbandonati possono comunque essere riutilizzati per nuove attività industriali. Ora, abbiamo detto varie criticità, ma non si può dire che ci siano solo problemi in questi posti, ci sono anche degli spazi pubblici di qualità. Spazi pubblici di qualità sono quei luoghi in cui si può avere una vita sociale ampia, si possono fare molte attività diverse e varie. A Marghera ci sono alcuni esempi, possono essere il Parco Catene, la piazza del Municipio, il piazza della Biblioteca, che è quello rappresentato nella foto, il Teatro Aurora, Piazzale Concordia e il Parco Emmer, luoghi in cui si può avere anche incontri fra le persone. Il Vallone Moranzani è un luogo molto importante per il recupero di queste zone. Si pensava potesse essere utilizzato per smaltire i sedimenti di dragaggio, anche se ora il progetto ha avuto qualche problema, comunque è stato recuperato come un parco urbano ed è molto importante perché in una zona industriale come quella di Marghera è importante avere anche delle zone verdi. Questo è, diciamo, l'ultima parte del nostro lavoro. Abbiamo provato a vedere dalle immagini satellitari com'era il territorio e abbiamo così, quasi per gioco, cercato di trovare quali potessero essere alcuni progetti che si potevano avere per il futuro. Come ho detto anche prima, quando ho parlato delle criticità del territorio, Via Fratelli Bandiera offre molte possibilità di recupero. Ai suoi lati, soprattutto al lato est, quindi a destra della strada, sono presenti ampi parcheggi e ampi edifici che ora sono inutilizzati e possono essere utilizzati per delle piccole attività di negozi o anche per fare dei condomini o comunque degli spazi abitativi. Un po' più a sud, sempre presente nella foto, c'è una piccola zona verde che può essere anche utilizzato come nuovo parco giochi, o magari se si vuole costruire una nuova scuola nelle vicinanze, può essere il cortile di questa scuola. Noi, questo è il nostro lavoro.